Oh, ciao a tutti, buona giornata, mi metto a favore del sole, anche oggi giornata meravigliosa, meravigliosa, guardate il lago, che meraviglia, guardate i colori là, non so se col grandangolo, poi oggi ho la piccolina, dietro non ho preso quella, ogni tanto devo usare anche questa per farla andare. Però l'altra sicuramente ha un'immagine migliore. Guardate che giornata stupenda. Buona domenica a tutti voi e buon fine settimana. Guardate anche oggi che colori che vi faccio vedere. Vi faccio vedere da vicino, vedremo poi come sono venuti. Guardate, anche perché fra un po' perderanno tutte le foglie e non vedremo più i colori. Il mercatino è quasi pronto. Quasi pronto per essere operativo la settimana prossima, quindi vedremo insieme la settimana prossima il mercatino. Guardate anche il lago. Oggi veramente stupendo. Stupendo. E sto preparando una grande sorpresa. Comunque, state collegati perché martedì sera probabilmente farò questa diretta su Instagram con Gennaro di Smart Video Photography. Di solito facciamo in questo periodo due o tre direttine dove proprio si scherza, si parla dei regali più improbabili di Natale, si fanno un po' queste cose goliardiche, lo facciamo più per noi che per gli altri, però ci divertiamo e poi c'è sempre un po' di gente che ci segue e si diverte con noi, visto che su Instagram si può fare un po' come con la diretta su YouTube. Si possono commentare, si possono fare queste cose. In più sto preparando un video sugli angeli, un video che porterà non poche discussioni, lo so già dall'inizio, per i soliti preconcetti, preformazioni, idee, ma che cercherà di portare un po' di chiarezza su queste splendide entità spirituali, su questi principi spirituali. Per quello che mi compete, ovviamente, cercare di chiarire e semplificare il più possibile. Quindi questo sarà il mood della settimana. Domani, vi ricordo, non ci sarà il vlog per questi super impegni che ho. In compenso, questa sera, per gli appassionati invece di coltelli, ci sarà la diretta coltelli. Parleremo di chiudibili di folder. Spero che vi sia piaciuta la ricetta ieri del pollo all'ermanno e non ho letto molti commenti, ad essere sincero, forse è una cosa troppo veloce e semplice, non pensate che faccia grandi ricette gourmet, ma sono più che altro ricettine da fare a casa in 4-4-8, come si dice, per poter poi fare tutto il resto che c'è da fare in casa. Qualcuno di voi mi ha chiesto se il lago ha le maree come il mare, e in effetti il lago, soprattutto un lago grande come il lago di Garda, che è il più grande lago d'Italia, ha le maree, quindi c'è sicuramente una bassa marea e un'alta marea, e non si chiamano bassa laghea e alta laghea, si chiamano proprio bassa marea e alta marea come sul mare, anche perché insomma, e ovviamente si nota meno che sul mare, ma si nota, c'è cioè un mezzo metro, un metro di ritiro minimo di acqua, insomma. Quindi esiste la bassa marea e l'alta marea anche sul lago, che oggi è uno specchio leggermente increspato. È tutto per oggi, abbiamo terminato e buonanotte. Thank you.
Thank you.